Confagricoltura a Cesena, Forlì e Rimini compie 100 anni. 100 anni di storia, 100 anni significativi che prendono avvio nel corso della lunga crisi del 1919 e che cadono in un anno sicuramente complesso dal punto di vista economico. Tuttavia grandi sono i risultati delle oltre 1200 imprese agricole associate, dal momento che in Emilia-Romagna il settore dell'agricoltura risulta sempre una locomotiva dell'economia regionale. Facciamo parte della grande famiglia di Confagricoltura nazionale, per cui siamo poi in collegamento con il mondo italiano ma anche col mondo europeo, dove l'agricoltura conta molto e dove dobbiamo sempre difenderci dagli attacchi dei paesi confinanti, diciamo così. L'occasione inoltre è servita al presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, per sottolineare l'esigenza di un piano strategico attuabile, collaborando direttamente con il governo italiano e il Ministero delle Politiche Agricole e richiesto dagli ultimi scenari profondamente cambiati, ma non meno dalle sfide dei prossimi 100 anni. Noi come Confagricoltura stiamo chiedendo al governo di dotarci di una strategia, di un programma ambizioso, programma strategico. Sono oltre 40 anni che l'Italia non si dota di un piano strategico, l'ultimo lo fece il ministro Marcora, ministro Emiliano. Ecco, io credo che dopo 40 anni ci sia la necessità di dotarsi un piano di strategia. Qual è il dialogo con l'attuale governo dunque? Ma il dialogo è un dialogo positivo, con il ministro Centinaio ci si sente, ci sentiamo spesso, ma un dialogo che tra l'altro mi vede protagonista, ci vede protagonisti anche di un dialogo forte con le istituzioni regionali, perché l'agricoltura dipende molto dalle attività dell'Europa, paradossalmente delle regioni.